Buonasera e benvenuti alla seconda puntata di Palabar dello Sport. E questa sera abbiamo due ospiti particolari, ma prima di tutto vogliamo salutare i ragazzi che sono qua con noi. Sono i ragazzi della società del Terzo Tempo. Fatevi un applauso da soli. Un applauso spontaneo. Spontaneo per nulla pilotato. Spontaneo e per nulla pilotato. E allora iniziamo con i nostri ospiti. Il primo ospite della serata è Piero Gatto. Lui è un esperto del calcio siciliano, nonché del calcio palermitano. Un grande opinionista, sì, siediti Piero qua, che cura la rubrica L'edicola di Gatto. L'edicola di Gatto. Il secondo ospite della serata abbiamo per voi Fortunato Cilluffo, presidente. Grande applauso, Corrado, grande applauso. Ok, allora ragazzi. Comunque il presidente è così amato che nessuno ha notato che la sigla quando lui saliva era quella di Uomini e Donne. Non so se ce lo vedrei bene, Uomini e Donne. Ce l'ha, il fascino da Uomini e Donne ce l'ha. Sì, eh? Sì, sì. Poi andrà Uomini e Donne. Quando mollerà col calcio, magari una bella carriera da Maria De Filippi. Ci potrebbe... Allora, Piero. Dico, io parto con l'handicap perché sono tutti per lui. Ma non è vero, ma appena conosceranno uomini e bambini. Appena conosceranno Piero Gatto, qua faranno, che ti posso dire, un coro di quelli da stadio veramente. Perché io li aspetto. Tu li aspetti, un giorno passeranno sotto le tue mani. Sei in trasferta, giochiamo in casa noi e tu sei in trasferta. Esatto. E allora Piero Gatto, come dicevo, lui è un opinionista palermitano, di calcio palermitano, si occupa di eccellenza e di promozione. Conosce quasi tutti i personaggi che gravitano nel mondo del calcio, diciamo palermitano e provincia. Purtroppo. E ci sono pure quelli che non vorrei conoscere. Però la prima cosa della quale vorrei parlare con te è del Palermo, il nostro amato Palermo. Girardi, Ferretti. Tu stai parlando, sta parlando giusto. Di anni e anni e anni. Io del Palermo voglio dire solo una cosa, se mi permetti. Sì, prego. Io non capisco come mai è l'unica squadra che è stata ceduta, ogni qualvolta che si cede, non si sa chi è che se lo compra. Cioè, comprata da Mister X. Cioè, ancora oggi che hanno detto che è stata venduta, non si sa chi è l'acquirente. L'acquirente è una società inglese, è capitanata da Clive Richardson, una cosa di questo. Ci stiamo credendo. Famosissimo nel mondo del calcio. Famosissimo per le mega truffe. Bravo. No, sto scherzando. No. Io sono sicuro. Tu sei sicuro. Vabbè, comunque, Zamparini lascia il timone del Palermo. Il Palermo è venduto a una società inglese. Speranze di questo Palermo. Ma infatti, se è vero che c'è stata questa cessione e questo passaggio tra Zamparini e questi signori, io mi auguro che finalmente possa ritornare, non che Zamparini abbia lasciato, per carità, noi dobbiamo sempre ringraziare Zamparini per quello che ha fatto fino a un certo punto, poi ovviamente si è invecchiato, perché si è invecchiato con noi, e quindi mi auguro che possa rinascere quell'entusiasmo, sempre ammesso che sia vero, che possa rinascere l'entusiasmo, perché Palermo è una piazza che se scatta la scintilla facciamo presto a risalire la china. Io faccio l'esempio: l'anno scorso allo stadio sempre vuoto, l'ultima partita dei playoff contro il Frosinone in casa, lo stadio era tornato strapieno come ai vecchi tempi quando il Palermo era in Serie A. Quindi basta una piccola scintilla, come sì, dicevi. Sì, ma infatti tu. Noi abbiamo bisogno, vedi, è un po' come noi abbiamo nel nostro calcio. Abbiamo delle piazze come Licata, Canicattì, Alcamo. Casteltermini è importantissima, infatti. Ma devi dire che allora tu quando parli di Casteltermini devi dire sempre che è importantissima. No, è importante perché comunque sta facendo un grande campionato. Tu hai detto che so tutto, quindi. Sì, ma è vero che sei tutto dire. No, infatti vorrei ribadire che questa settimana, domenica scorsa, lui
Claudio è di Villabate, c'è stato Castelterme e Villabate, finita leggermente 4-0 e via abbiamo. Però il Villabate lasciamolo perdere. Io sono di Villabate, ma non tifo Villabate. Però lo dico in pubblico. Lo dico, non tifo Villabate. Comunque, ritornando per una presa di posizione, al discorso di Zamparini, la gente non va più allo stadio, però io domenica scorsa sono stato al centro commerciale Concadoro e c'era tanta gente, però sempre di Zamparini, cioè la gente lo segue, la gente sì, a Zamparini continua a seguirlo. C'era un sacco di gente. Dove c'è spettacolo c'è la gente, no, ma vedi, io poi fra altre cose, vedi, questo è un problema comunque della mancanza delle persone allo stadio, diciamo, non è solo, certo, Palermo fa impressione, vedere lo stato del Palermo veramente vuoto, perché non è che uno dice vuoto così tanto perché lo stato del Palermo è veramente vuoto e quindi fa impressione, però diciamo che è un po' un fenomeno del nostro calcio adesso negli ultimi anni, con troppo calcio in TV e quindi veramente, cioè, scollare le persone dal divano è diventato sempre più difficile, uno per la crisi e poi perché io ad esempio metterei veramente gradinata e tribuna, metterei biglietti a 1 euro, a 2 euro e poi lascerei gradinata e popolare, poi lascerei solo la tribuna a pagamento e dare uno spettacolo visivo anche per le TV, perché è una vergogna vedere un calcio senza il pubblico. Questo è vero. E allora, Fortunato, anche se il Palermo è stato venduto e ha avuto dei problemi societari, continuiamo a essere i primi in classifica, anche se l'ultima partita è stata pareggiata 0-0, però il Palermo continua a essere il primo in classifica, quindi sta facendo, diciamo, un ottimo campionato. Speranze che questo Palermo possa realmente raggiungere questa volta la promozione in Serie A, secondo te, senza passare dai playoff, ci sono? Ma assolutamente sì, perché secondo me quest'anno rispetto all'anno scorso la squadra è sicuramente superiore, è più attrezzata, ha più ricambi in tutti i ruoli. Fatto sta che lo stesso Stellone da quando è subentrato ha cambiato più volte formazione, più volte modulo di gioco, ma non si è notata la differenza, la squadra è rimasta su standard veramente alti. Del resto le ultime 3 partite sono state con 3 dirette concorrenti. Credo abbia fatto abbastanza bene. Se guardiamo la grafica, il Palermo ha 26 punti. Sì, fra l'altro con una partita in meno. Con una partita in meno rispetto al Lecce che ne ha 25. Quindi una speranza di raggiungere questa promozione in Serie A l'abbiamo, no? Sì, c'è esperienza, c'è tasso tecnico che secondo me, se non il migliore quasi di questo campionato. Quindi io sono abbastanza fiducioso. Allora, Piero, questo nuovo presidente, ieri nella conferenza stampa di ieri ha detto che la prima cosa che farà, che punterà, è quella di riuscire a fare delle strutture adeguate per il Palermo Calcio, cosa che a Palermo, in Sicilia specialmente, di strutture sportive ne abbiamo poche eppure fatiscenti. Ma proprio dove a toccare proprio un tasto, per cioè noi a Palermo facciamo calcio come nel ciclismo si vorrebbe fare il Giro d'Italia senza le biciclette, perché noi abbiamo tante squadre, tante società, tante scuole calcio, si chiede di produrre calcio, perché a me piace dire che il calcio è un qualcosa che si produce, perché il calcio non esiste, il calcio lo produciamo noi. Quindi loro sono produttori di calcio, quindi andare a produrre qualcosa senza avere la materia prima è impossibile, ragazzi. Quindi Palermo, una città di 1.5 milioni di abitanti, e abbiamo i campi di calcio, si contano proprio sulle punte delle dita, e quelle che ci sono, abbiamo avuto l'esempio della Palmoval l'altro giorno contro il Licata. La capienza della Palma, ma ho scoperto che è di 80 posti, cioè 80 posti, ma qua siamo di più. Quindi, forse siamo quindi di più, sì. Sentire queste cose veramente viene da ridere. Quindi molto probabilmente sabato il campo sarà pure chiuso,
Quindi non solo noi produciamo uno spettacolo, perché se noi siamo qua è perché grazie a tutti gli addetti ai lavori che producono questo tipo di sport minore, giusto? Però non ce lo fanno fare. Quindi quando viene questa gente e dice deve fare delle strutture sportive, mi viene da ridere, perché mi pare che l'aveva detto anche Zamparini con lo famoso stadio, doveva farlo imminente. Lui sta morendo, credo, e ancora di stadio non sta non morendo, no. Penso che ci siano più possibilità di fare il ponte sullo stretto che forse, non si sa, no? Non si sa. Però scusate, io non è perché voglio l'applauso, però lui ha finito di parlare e l'applauso non gliel'avete fatto. Quindi... Allora, fortuna. Meritavi di più. Parlavamo di strutture sportive, di campi a disposizione e cosa fare. Quest'anno ho fatto un piccolo censimento, perché anche io mi occupo nel mio piccolo di calcio, per cercare alcuni campi, no? E ho scoperto che a Palermo abbiamo 3 campi in erba vera, che sono la Favorita, Bocca di Falco e il CUS Palermo, un campo in erba vera in una struttura militare che ha lasciato, quindi 4 campi in erba vera, poi abbiamo 3 campi in erba sintetica, e poi abbiamo una decina di campi in terra battuta. Questi sono tutti i campi che abbiamo a Palermo. Ci allontaniamo un po', abbiamo Bagheria, Santa Flavia, Carini, qualche cosa, ma questi campi magari sono bello il campo, ma le strutture sono inagibili, quindi il pubblico non può partecipare alle gare, no? Allora, Fortunato, tu che hai tu che guidi una società come il Terzo Tempo e non hai un campo, penso voi non avete un campo fisso, tu ogni anno ti devi appoggiare, che difficoltà incontri? Le difficoltà sono molteplici, conosciute, queste sono le strutture sportive a carattere generale a Palermo, ma in Sicilia, ma anche al sud Italia, è un nostro tallone d'Achille. Anzi, io mi auguro che se veramente arrivasse questa nuova proprietà, prima ancora dello stadio, si occupasse della realizzazione del centro sportivo, perché il futuro sono loro, il futuro e fare calcio, ma fare calcio con i giovani e farlo in delle strutture adeguate. I settori giovanili hanno assoluta necessità, ma sia a livello professionistico, e dire che qua la massima espressione del calcio in Sicilia, che oggi è il Palermo, non ha di proprietà proprio un centro sportivo dove poter avere la possibilità di far allenare le squadre del proprio settore giovanile. Sono sempre un po' in giro, la primavera gioca a Carini e tutte le altre squadre del settore giovanile giocano al Pisani, hanno solo grosse difficoltà per allenarsi, gli spostamenti, questo sicuramente non fa bene. Quindi se hanno problemi le società a livello professionistico, una società a livello professionistico come il Palermo, immaginiamo a cascata tutte le altre, certo. Anche noi stessi abbiamo fatto tanta fatica, facciamo ogni anno tanta fatica, ora quest'anno abbiamo fatto una convenzione, abbiamo questo campo all'interno della casa di Marchand che anticipavi tu, in erba naturale, cercheremo di curarlo, abbiamo la grossa possibilità di far allenare questi ragazzi in questo piccolo centro sportivo, ma per cercare di dare a loro il massimo, la possibilità di allenarsi bene e farlo con cognizione di causa. Dico, quello di lasciarlo. Fanno l'applauso qualunque cosa dici, no? Io direi proviamo a fare cantare a Fortunato. Sì, proviamo. Già lì, Dico, ragazzi, voi... No, perché voi ragazzi non sapete che il presidente non è solo un presidente, ma in passato si sta allungando già il naso, è stato un grande cantante. Lo sapevate? Sta allungando già il naso. Casualmente c'è un pianoforte qui. Ti sta allungando già il naso. Sì, ma io eventualmente delegherei qualcuno dei nostri tecnici. Ce n'è qualcuno in particolare che cominciano a rimbalzarsi le responsabilità. Sì, sì. Vabbè. Però dico, quanto me. Scusa, la figura del presidente vuoi mettere? Senta, ma
quantomeno fortunato, dico, una mezza prova la puoi fare. Viene veramente difficile, guarda. Dai, dai, prova, dai. Al Bacchiara. Respiri piano per non far rumore. Ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta. E i tuoi problemi, nei tuoi pensieri, ti messi sogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. In particolare, per farti guardare. Io direi che c'è una standing ovation per... Qua in piedi, alziamoci. Qua alziamoci in piedi, alziamoci. Altissimi livelli. Alziamoci in piedi, alziamoci, ragazzi, alziamoci. Qua per la... Alziamoci, alziamoci. Comunque, ragazzi, per far sì che il sogno del presidente a The Voice continui, basta mandare un sms al 48584 con scritto presidente. Facciamolo tutti. Va bene, allora... Fortunato, parlavamo di strutture sportive. Avete la fortuna di allenarvi all'interno della caserma Scianna, però io so che c'è là un piccolo problema per quanto riguarda le gare, no? Sì, perché il campo non è omologato per le gare di campionato, quindi ci alleniamo tutta la settimana all'interno della Scianna per poi andare a giocare con le categorie under 16, under 15 al Pasqualino di Carini, mentre con la categoria under 14 addirittura a Montelepre. È una struttura anche lì in erba sintetica, ma come dicevi Benito, campi belli, struttura un po' così. Per esempio a Montelepre non c'è la possibilità di far accomodare il pubblico nelle tribune, sì. Da poco. Pure qua è stato dichiarata, esatto, la tribuna inagibile, quindi i genitori, facendo tanti sacrifici, seguono i ragazzi, ma poi sono costretti a seguire le partite da bordo campo. Però siccome siamo abituati a lavorare in mezzo a tante difficoltà, anzi ne facciamo proprio una forza, perché loro fanno tanti sacrifici, loro e le loro famiglie fanno tanti sacrifici, ci seguono. Sono dei gruppi eccezionali e veramente c'è da fare un plauso. È bene che ve lo facciate veramente l'applauso, perché siamo veramente, veramente soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. Quindi. Ok, e allora? No, scusa, io voglio dire che li ho visti allenare in caserma, no? E i bambini fanno un esercizio particolare. Cioè loro corrono e i militari sparano, quindi devono evitare di fare. No, adesso scusa Claudio, adesso comincio a capire perché si allenano alla caserma. Corro. Perché il presidente ha detto prima che c'era un campo in erba naturale, probabilmente lì poi è scattato l'arresto. Ma poi specialmente quando c'è qualche genitore non paga, gli dice lui ai militari, colpitelo. Va bene, allora per finire discorso campi ne abbiamo pochi, li abbiamo, diciamo, a Palermo quei pochi che abbiamo non sono in condizioni perfette, ma il colmo dei colmi è che questi campi costano. Se io società voglio andare a affittare un campo per una stagione o per una singola partita da fare ai miei allievi o giovanissimi, devo pagare soldoni. Chi vuole rispondere? Questa entrambi. Giustamente questa è una piaga, è proprio la piaga delle società. Sta proprio, intanto deve essere fortunato a trovarlo, infatti lui è fortunato e l'ha trovato. E poi in realtà è veramente una grossa piaga per il calcio, per il nostro calcio, perché una volta voi siete giovani, ho qualche annetto in più, una volta noi ogni rione era brutto, aveva un campo, questo quindi, è vero. Quindi i ragazzi, anche senza, non esistevano
le scuole calcio, c'erano gli allievi, c'erano i giovanissimi, però ancora non c'erano le scuole calcio, però ogni rione, quindi c'era il rione, oggi il rione quasi non esiste più, quindi... Fortunato, allora, anche tu penso che hai trovato queste difficoltà dei prezzi dei campi. È naturale, perché nel momento in cui ti appoggi a strutture private o pubbliche che siano, è chiaro che hanno un costo, e a quello ci dobbiamo attenere, perché non ci sono grandi soluzioni. Non ci sono grandi soluzioni, questo è vero. Allora Piero, cambiamo argomento e andiamo a toccare quelli che sono, diciamo, i tasti preferiti da te, i tasti preferiti da Piero. Preferiti. E allora Piero, parliamo dell'eccellenza e della promozione, siamo quasi a fine girone. Al giro di boa, quasi a fine, diciamo, girone d'andata. E ci sono, quali sono state le sorprese, prima dell'eccellenza? Ma, le sorprese nell'eccellenza, devo dire che mi ha sorpreso proprio la Parmoball, perché la Parmoball parte con un gruppo che è di tutti giovani, inizia con dei grossi problemi proprio di formazione, poi grazie all'innesto di qualche anzianotto, uno su tutti, Rosario Bernardo, e lì la Parmoball trova un assesto dove ha veramente fatto... io credo, ecco qua c'è la classifica, abbiamo quasi però una Parmoball a 21 punti e in alcune partite è stata anche sfortunata, quindi potrebbe anche essere un po' più in alto, però veramente al pronti via, per me la Parmoball era una delle squadre che doveva fare i play-out. Penso che le conferme invece sono Canicattì, Licata e Città di Sant'Agata. Quello sono delle conferme. Un'altra sorpresa è l'Alcamo. L'Alcamo ha fatto lo stesso percorso della Parmoball, tutti giovani, grazie al neo presidente Gigi Prestigiacomo, che ha messo su una formazione con nulla, e quindi stanno facendo, anche loro stanno facendo abbastanza bene. Queste sono le sorprese. Le sorprese. Parliamo invece delle delusioni. Delusioni, ma allora il Marsala, di Vinci, si chiama Vinci ma lui perde sempre, perché Vinci è un po' il Peter Pan del nostro calcio, perché lui inizia e lì mette su una squadra e poi fa sempre danno. Lui ha preso questo Marsala 912, perché... Devo dire una cosa, il Marsala 912 è un po' per noi il Palermo calcio. Quindi noi abbiamo due squadre a Marsala, una di Serie D che si chiama Città di Marsala e il Marsala 912 che è in eccellenza, ma è la vera squadra del Marsala, cioè tutti i tifosi amano questo logo, questa squadra, e l'ha preso Vinci. Vinci cosa ha fatto? Non l'ha voluto dare per partecipare in Serie D all'altra società che lo voleva, e l'ha tenuto lui dispettoso, che lui è estroso, è un grandissimo estroso. E quindi la delusione più grande è il Marsala, no? E quindi adesso il Marsala, praticamente come diciamo noi a Firenze, sfasciò. Perché sì, sono andati tutti via. Si è presentato contro il CUS con una squadra di allievi. E si presume che farà il campionato e retrocederà, perché secondo me retrocederà. Quindi questa è veramente una triste delusione. Una triste delusione. Altre cose sull'eccellenza? Ma troviamo un Castelbuono a 2 punti, non a 3. Questi veri sono 2 punti. Che ha messo su una squadra all'inizio che sembrava che doveva quantomeno fare i playoff e si ritrova a 2 punti, quindi male. Il Favara, che ancora per l'ennesima volta, come negli ultimi 5 anni, fa questi campionati che il girone d'andata non riesce che poi
sono tutte grandi piazze, dico tranne Palmonval e Palermo, che sono due squadre palermitane, e dico tutte le altre sono delle piazze che sono, i tifosi sono legatissimi alla squadra, quindi sono grandi piazze veramente. Sì, sicuro. Cioè, a me quando capita di andare in alcuni campi a vedere certe partite è bellissimo vedere le coreografie, i cori, i tifosi che vanno allo stadio con le famiglie, ancora esiste una realtà del genere, però diciamo poi alla fine fanno dei campionati del genere, è un enorme peccato. No? Considera che Licata la domenica ha fatto 2000 spettatori. 2000 spettatori. Cioè, più del Palermo. Forse più del Palermo, sì, infatti. Quindi, io un'altra delusione devo dire, e qui giochiamo dentro casa, per questo inizio è stato il CUS. Il CUS ha messo su una grossa squadra, ha sicuramente sbagliato qualcosa, se no non sarebbe, certo, ma si trova, e quindi speriamo che adesso si riprenda, perché sempre Forza Palermo, quindi. Fortunato voleva dire qualcosa. Quello che volevo aggiungere, sarebbe interessante andare a vedere, guardando questa classifica, tutte le società che hanno un settore giovanile, perché questi sono campionati, questi è l'eccellenza, nella fattispecie, che hanno dei costi veramente importanti. Sì, sì. Se non sei ben strutturato, se non hai un bel settore giovanile, se non hai una bella attività di base, per me sono destinate ad essere assolutamente delle meteore, perché bisogna assolutamente cominciare ad attingere soprattutto dove non ci sono risorse importanti, perché se arriva un presidente che porta un ingente quantitativo di denaro, non sarà sempre, non sarà in eterno, quindi il serbatoio vero e proprio sono i settori giovanili, e dando un'occhiata così non credo che ce ne siano tante che all'interno di questa classifica possano veramente contare su una struttura di base, su un settore giovanile che piano piano, anno dopo anno, possa dare il ricambio generazionale a chi poi è in uscita. Il però, segreto è quello. Però c'è un'altra cosa da dire, no? Ci sono stati dei casi di alcune squadre che hanno un bel vivaio e un bel settore giovanile, una bellissima scuola calcio, che hanno raggiunto la promozione in eccellenza e poi non hanno scritto la squadra. Quindi, ancora peggio. Quindi alla fine, diciamo, io non ancora penso peggio. Che sia soltanto... Ho capito, però se sei ben strutturato, evidentemente non puoi fare l'eccellenza, farai un campionato di promozione. Lui dico, non... si riferisce al Villa Abate, effettivamente. No, no, io ho fatto un esempio. No, io no, dico... Sì, sì, no, vabbè. Ecco, il Villa Blumina. Ma... Sì. Ho premesso che questi sono dei campionati importanti dove veramente ci vogliono tanti soldi, quindi il mix più giusto sarebbe quello di avere un presidente che ha passione e possibilità economiche unito ad un buon settore giovanile, ma dove devo scegliere, sei tranquillo che scelgo il settore giovanile a costo di fare una categoria sotto. Ma io penso quello che dice Fortunato, sì, è giustissimo. Bisogna aggiungere il fatto comunque che chi ha il settore giovanile se lo tiene bello stretto, perché comunque insomma, è inutile nascondersi dietro un dito, il settore giovanile alla fine magari del mese i conti puoi farli, mentre nei grandi non sai mai quanti soldi ci vogliono per tenere una squadra di grandi, quindi chi ha un settore giovanile non ha interesse a unirsi con le squadre. Abbiamo sempre la TF, per esempio, per tanti anni, io non sono uno di quelli che non dicono, non fa nome e cognome. No, no, ma per carità, io ho fatto l'esempio poc'anzi. La TF per tanti anni è stata alla Palmonval, TF Palmonval, ma il settore giovanile è sempre stato TF, quindi non è mai stato della Palmonval. Questa è una grandissima capolata, se fosse nella mia edicola la direi in un'altra maniera, qua siamo in un'area protetta, avete capito, la Palmo ha fatto la capolata di non tenersi il suo settore giovanile, che ce lo aveva, che la Palmo l'aveva, aveva gli allievi regionali, giovanissimi regionali, ti ricordi? Quando è entrata la TF ha fatto la grandissima capolata di togliere il proprio settore giovanile e lasciare tutto alla TF, che oggi... Allora, visto che Fortunato, diciamo, ci ha dato un assist, io invece devo dire una cosa, un mio pensiero, no? Io penso che una squadra, cioè le società
che hanno la scuola calcio e hanno il settore giovanile e poi manca la prima squadra, là sono veramente, là manca qualcosa di grande, perché la prima squadra può essere anche una scuola di prima categoria, però tanti ragazzi magari hanno la fortuna di essere cresciuti all'interno del terzo tempo e finire magari la loro carriera al terzo tempo in eccellenza, giusto? Non tutti diventeranno calciatori professionisti, quindi secondo me manca, quando manca invece una prima squadra, queste società di calcio che fanno settore giovanile, prettamente settore giovanile, alla fine secondo me manca qualcosa, poi dico è un mio pensiero. Certo, è rispettabilissimo, dico, ma come ti dicevo prima, il problema è tutto legato alle possibilità economiche, perché se ce l'hai, le scuole calcio in generale vivono, cioè rimangono in vita con un'altissima percentuale sulle rette dei ragazzi. Poi non ci sono altri introiti, ecco perché mi riferivo al fatto che se arrivasse qualcuno con delle possibilità economiche tali da poter far affrontare dei campionati così importanti, perché per me il campionato d'eccellenza è un campionato importante e anche bello, ma ci vogliono soldi. Lo so, ci vogliono soldi. Ora ne parleremo dei soldi, Fortuna, ora ne parleremo dei soldi. Io volevo chiedervi una cosa, siccome ho visto anche delle ragazze. Io volevo, per me era il dulcis in fundo. Le ragazze sono il nostro fiore all'occhiello. Fiore all'occhiello. Anzi, le mettono in piedi Sofia e Francesca e facciamo loro un applauso. Dai, Sofia e Francesca, mettetevi in piedi. No, in piedi no, in piedi, state sedute. Io volevo sapere come fate a spiegare a queste ragazze il concetto di fallo da ultimo uomo. Per esempio, perché non è sempre. Lo conoscono bene. La marcatura. Lo conoscono bene. Uno è difensore e l'altro è attaccante, quindi lo conoscono bene. Ora poi, perché io vivo in una. Insomma, spesso le ragazze non seguono molto il calcio, non tutte, però io vorrei fare con voi un esperimento. Immaginate che Claudio sia una ragazza con molta fantasia e parecchio cattivo gusto. E come gli spieghereste? Le spieghereste, perché sei in questo momento donna, il concetto di fuorigioco, perché io ho una mia teoria. Qual è stata? Tu fai la donna. Io sono la donna, no? Ignorante di calcio. Fortuna, tu mi devi spiegare il concetto fuorigioco, del fuorigioco. Spiegami il fuorigioco. Spiega la regola del fuorigioco. Ma io credo che non cambia assolutamente nulla. Tra un uomo e una donna, che non ha mai seguito calcio, tu devi spiegare la regola del fuorigioco. E invece c'è la differenza, perché io alla mia ragazza l'ho spiegato con un esempio da donna. Io, perché lei non riusciva. Che questa teoria può essere importante. No, quando qualche ragazza vi chiede cos'è il fuorigioco che non lo capisce, voi fate questo esempio. Amore, è come quando andiamo all'OVS. Metti che tu resti un metro fuori dall'entrata, io entro, prendo una borsa e te la tiro, tu la pigli a volo, ma suona l'allarme e arriva l'arbitro, cioè che è quello di due metri che ti. Cioè, generalmente. Questo è il concetto di fuorigioco. Perfetto. E l'ha capito. E l'ha spiegato benissimo, L'ha spiegato benissimo. Concetto chiaro. Comunque è triste sentire triste. Il fallo dell'ultimo uomo. Così è. E allora, scusa che abbiamo toccato l'argomento. Dico, noi abbiamo avuto l'onore, adesso abbiamo Francesca e Sofia. Sofia è sorella di Ilenia, che abbiamo avuto l'onore di avere all'interno della nostra società per 3 anni. Adesso si trova in una società professionistica a Empoli. Quindi una famiglia praticamente di calciatrici. Di calciatrici. Allora Piero, torniamo a noi, abbiamo parlato dell'eccellenza, parliamo una cosa a volo sulla promozione, no? Però il girone A abbiamo, mi pare, il Salemi, io adesso a memoria chi c'è il girone A? Sì, il Salemi, io sono deluso del Monreale, guidata dal mio amico il Grande, solo sul nome Grande. Che poi è così, Giovanni Otto, però è il maestro di tutti, però
diciamo, mi sono un po' deluso perché credevo veramente, anzi credo ancora nel Monreale, però nelle ultime due o tre partite sta perdendo qualche colpo, quindi il Salemi e il San Ciro, sì, il San Ciro che è di Marinero, sta facendo veramente, stanno facendo veramente due, vabbè, il Salemi già l'anno scorso era ben attrezzata per fare il salto di qualità, il San Ciro è una sorpresa. Da questo lato c'è una lotta a due che è tra Cefaledium e le Acque Dolci, e secondo me andranno avanti loro due, anche se devo dire il Bagheria, io speravo veramente che il Bagheria del nostro Marco Mineo potesse, e ci spero ancora, potesse ancora inserirsi in questa corsa verso la promozione. Una sorpresa il Castel Termini, penso. Diciamolo. Allora, molti dicono: ma è cretino questo che parla del Castel Termini che è a metà classifica. Dall'altro lato. Perché, no, siamo quinti. Perché il Castel Termini è stato sempre lì per retrocedere. Sì. Da un 3-4 anni, sempre lì per retrocedere. E invece quest'anno, sorprendentemente sta facendo un campionato che non soffre. E allora? Ci stiamo appassionando di nuovo in paese al calcio, è bello. È vero, e hanno anche un buon seguito. Una bella struttura, credo. Sì, che. Anche un buon pianista pure. Grazie. Dacci un colpo di Costanzo, dai. E qua ci vuole. E allora, siamo in periodo di calciomercato. Tanti movimenti all'interno delle società, sia a livello dei dilettanti, sia a livello del settore giovanile, no? Ma allora, prima una domandina a Fortunato. Io vedo cose, promesse ai ragazzi per portarli con loro, di quelle che ti posso dire. Tu un giorno io ti faccio seguire da un procuratore, ti regalo il kit, le scarpe, ecco, pur di accaparrarsi qualche ragazzo che poi alla fin fine non è che siano i campioni che fanno la differenza, però dico, abituarli già a questa età, a certe condizioni, secondo te quali possono essere le difficoltà che incontreranno dopo quelli che ci cascano? È sbagliato, purtroppo è sbagliato ed è uno dei mali che viviamo quotidianamente. Le promesse, se poi alla fine non vengono mantenute, rimangono semplicemente delle promesse. Io ritengo che ormai c'è la possibilità di per i genitori, veramente, perché alla fine parli con i genitori, e loro in un certo qual modo, secondo me, dovrebbero in linea generale svegliarsi da un certo torpore. Ma là il problema grande sono i genitori, molte volte. Assolutamente, non era questo il concetto. Il concetto è che se io mi permetto di promettere, scusa di parole, il genitore deve essere bravo a capire chi ha davanti, cosa sto promettendo, ecco perché dicevo sarebbe il caso di svegliarsi. Quello che veramente dovrebbe convincere un ragazzo a giocare in una società piuttosto che in un'altra è la bontà del lavoro, perché l'unica cosa che veramente può funzionare è il lavoro. Dico, noi nella fattispecie non ne conosciamo altre strade. Questo. Allora, vieni, aspetta. Un argomento, stiamo parlando del calciomercato, tra virgolette, del settore giovanile, no? Tutto parte da lì. Quindi, bravo. Io mi dispiace che questa sera non ci sono genitori, perché l'illusione che creano a queste persone, e noi, io ho avuto, in quest'estate ho fatto proprio un
conferenza su questo tema proprio per tutti i genitori di questi ragazzi che non sanno cosa c'è dopo il settore giovanile. E infatti, proprio, allora, ne parleremo di questo, ne parleremo di questo. Quindi proprio sono ignari di tutto quello che succede. Quindi io ho avuto modo di parlare con diversi tanti genitori, però come sempre ognuno vuole sentirsi dire la verità che vuole sentirsi dire. Questo è vero. Invece parliamo del mercato di eccellenza e di promozione. Notavo ultimamente che non ci sono più le bandiere nelle squadre di Serie A o di Serie B, figuriamoci nel calcio di eccellenza o di promozione. Io vedo più mercenari attaccati alla carta delle 50 euro, no? Che giocatori, dico, nel senso, io basta che mi danno 50 euro in più, me ne sono fregato di tutto quello che ho costruito. Ma intanto mi piacerebbe chiamarli calciatori, non giocatori, perché giocatore mi sa calciatore, di calciatore. Giocare alle carte, no? Quindi bisogna, io mi piace, ma questo dovremmo incominciare dal settore giovanile, questo giocatore, cioè noi dobbiamo veramente levarlo dal nostro linguaggio, perché è l'unico sport che chiamiamo giocatore, che uno che fa tennis e tennista. Hai ragione. E giocatore. E tutti quelli che fanno calcio sono dei cretini che vanno a giocare. E quindi, per quanto riguarda il discorso della bandiera, le bandiere sono finite perché comunque con la crisi, perché prima si faceva veramente per hobby, perché insomma alla fine giocavi in promozione, oggi secondo me è anche un piccolo stipendio in eccellenza, che ci sono anche dei buoni stipendi, ma un piccolo stipendio anche da 400 euro, 500 euro è un lavoro, perché tanta gente ha bisogno di queste, e non solo per andare in discoteca, proprio oggi ci si campa. Questo è vero. Quindi quando le società dicono ma alla fine io settembre ho pagato, siamo a novembre, cioè tu tieni persone che lavorano, ecco perché non dobbiamo chiamare gioco, perché noi abbiamo ragazzi che lavorano, ragazzi che si fanno 200 km al giorno per andarsi ad allenare nei paesi, rischiano la vita, abbiamo visto l'anno scorso cosa è successo, per poi sentirsi dire ma io ho pagato settembre. Se noi chiamassimo lavoro, cioè se noi capissimo veramente che questi ragazzi in eccellenza lo fanno come lavoro, perché non può essere mai un hobby, una cosa che ti impegna cinque giorni su sette. Lessi un'intervista di Mudingai, che giocava a Bologna, poi all'Inter, è andato per un anno. E gli chiesero, ma tu non ridi mai? Lui disse, no, ride Cristiano Ronaldo, io vado a lavorare, cioè, perché guadagnavo molto meno rispetto a tutti i suoi. Cristiano Ronaldo comunque, è giusto. Quindi tornando al discorso delle bandiere, quando ci sono società che non capiscono che uno buono devono comunque tenerselo, e quando ci sono delle proposte, è normale che si va via. Qua parliamo del settore del nostro calcio. Nei grandi, io insomma, non avere più i Totti, non avere più i Zanetti, non avere più, perché quando tu vedi Buffon, che veramente avrebbe dovuto smettere nella Juventus di fare calcio e poi lo vedi poi in un'altra squadra, e lì dice, allora veramente sono finite le bandiere. E questo è vero. Allora, posso chiedere una cosa? Sì. Come mai questa società si chiama Terzo Tempo? Perché io mi incuriosiva il nome. Ma nasce quando nasce innanzitutto? Il Terzo Tempo nasce nel 2000 dal 2000 esatto nel 2009 nasce nel 2009 da un momento di gioco. Cosa significa un momento di gioco? C'era ai Campi Palmerino un'associazione che era l'associazione culturale della Polizia Municipale, tra l'altro, che si occupava di far stare insieme dei bambini una volta a settimana. Nasce proprio da un'esigenza di qualche genitore di poter fare qualcosina in più.
quasi per gioco, siamo partiti con 30 ragazzini, ce n'è in sala presente ancora qualcuno che ci segue da allora, Ciccio Virzì, Andrea Citrano, Mattia Messina, Luca Leto. Allora, qualche bandiera nel terzo qualche tempo. Qualche bandiera ancora accesa. Qualche... E allora facciamo un applauso, applauso a queste bandiere. Un applauso a queste bandiere del terzo tempo. Poi piano piano, strada facendo, cominciamo a fare calcio in maniera diversa, in maniera un po' più seria. Ci strutturiamo. Io chiamo un amico mio d'infanzia, che è Filippo Pergolizzi, che è uno, diciamo, di quelli che ha fatto anche la storia del calcio palermitano e oltre. Fra l'altro una famiglia di sportivi, perché il fratello oggi allena ad Empoli l'Under 17 degli allievi nazionali. Esatto, quello bello, sì. Quello che nel 2009 proprio vinse lo scudetto con la primavera del Palermo. E quindi piano piano riusciamo a bruciare qualche tappa, ci strutturiamo, ci affiliamo FIGC, partiamo da essere centro calcistico di base fino a rientrare in tutti i parametri che la federazione ci chiede per essere scuola calcio d'élite. Siamo scuola da 3 anni d'élite. Scuola calcio d'élite, e di questo ne siamo veramente orgogliosi. E parliamo dei vostri campionati, no? Allora, stasera ci sono presenti qua la squadra dell'Under 16 di Mister Lo Giudice. L'Under 16, chi è Mister Lo Giudice? Mister Lo Giudice. Mister Lo Giudice, aspetta. Allora, alzati in piedi, Mister Lo Giudice. È già in piedi. Ah, è in piedi, perfetto. Mister Lo Giudice è... Diciamo, che hanno fatto domenica quando avete giocato? Sì, abbiamo... Sabato, che avete fatto? Avvicinati qua, dai. Applauso. Signore e signori, per voi Mister Lo Giudice. È troppo buono. Allora, domenica, sabato, com'è andata? Con chi hai giocato? Contro chi hai giocato? Abbiamo giocato contro la Boero Marsala. Boero Marsala, e avete... quanto è finita? 1-1. Fuori casa? Sì. Fuori casa, un buon risultato allora. Sì, potevamo anche vincere perché... E come siete messi in classifica? 8 punti. Ah, 8 punti. In realtà sono di più perché? No, è giusta la classifica. È giusta, sono truffato. Sarà un bambino juventino che si segna gli scudetti che vuole lui. Si vede questa tuta bianconera e si è confuso, no? Beh, sì. Sì, ogni tanto è così. Quindi 8 punti, dai, a metà classifica. E voi lottate per andare... Ci proviamo. Dico, per fare il salto negli allievi regionali. Quindi per voi un campionato impegnativo. Va bene. Classifica che conta. Ah, ho capito, voi siete di quelli al che... Al momento è la buona. Classifica che conta. Contiamo di migliorarla o no? Contiamo di migliorarla o no? Allora. E il capitano chi è il capitano? Cosimo. Cosimo, allora... Capitano, vieni qua, capitano. Facciamo salire il capitano. Un po'. La canzone... Sottofondo da capitano. Facciamo salire il capitano. Vabbè, allora. Vabbè, allora, un attimo solo. Cosimo, tu sei il capitano di questa squadra. Cosa chiedi ai tuoi compagni prima di scendere in campo? Parla al microfono. Ah, niente. Allora, raga. Allora, prima di scendere in campo, Cosimo mi guarda. Allora, raga, mi piccio niente. Quello che volete fare, va bene, ok. Andiamo a giocare. No, dico, il discorso da capitano lo fai. Il discorso da capitano ancora no. Di solito il discorso lo fa il portiere. Il portiere? Ah, tu sei il capitano di facciata, allora. Cioè, il capitano vero è il portiere. Ah, l'urlo iniziale, no, io parlo di discorso da capitano prima di entrare in campo, non lo fai. No,
poi i discorsi si fanno, cioè, nello spogliatoio, dipende come finisce la partita. Ah, alla fine, alla fine. Però dico, lui è un capitano che dà l'esempio in campo. Allora facciamo un applauso al suo impegno. Fai una canzone sul capitano. Una canzone sul capitano. Muovi in alto la mano, segui il tuo capitano. Muovi a tempo il bacino. Ok, perfetto. Una più recente. Va bene, andiamo all'altra categoria. Sono l'altra categoria. L'altra categoria sono under gli 15. Allievi under 15. No, i giovanissimi. Giovanissimi under 15. Giovanissimi under 15. E sono guidati da mister. Di mister Peppe Stagno. Mister Peppe Stagno, che secondo me, dalla faccia che ha fatto, se gli diciamo di salire sul palco, viene, viene. Un applauso anche a Assolutamente. Peppe. Assolutamente. Vieni Peppe, fatti vedere. E voi domenica avete giocato, domenica, sabato? No, abbiamo giocato il sabato. Sabato contro? Contro la prima in classifica. Aspetta, sta dicendo così perché avrà perso. No, no, ho perso, per cui non faccio il nome della squadra che mi ha sconfitto. Anzi, che ci ha sconfitto. 4-0. Calcio Sicilia, te lo dico bravo, io. Bravo, bravo. Vabbè, il calcio Sicilia è così. C'è quando si vince e c'è quando si perde. E allora, avete perso 4-0? Abbiamo perso, sì. 4-0, però in classifica come siete messi? Ma siamo a 4 punti dalla seconda, quindi ancora in piena zona per fare i playoff. Allora, perfetto. Allora, un alla portata di mano. Anche voi, no, voi la regionale, sì, fate classifica. Noi facciamo classifica. Rischiate la retrocessione se va male. No, la retrocessione no, dico, si rischia, anche discuterne. Dico, si rischia la retrocessione, se va male si scende nei provinciali. Noi tentiamo di fare le finali quest'anno. Ma ve lo auguro con tutto il cuore. E allora, invece parliamo dei... Eppure Stagno è uno di quelli che mi piacerebbe vedere nei grandi. E secondo me ci starebbe bene. E allora, parliamo invece dei... L'under 14. Giovanissimi under 14. L'under 14 di mister Ciccio Di Giorgio. Ciccio Di Giorgio, Ciccio, vieni pure tu. Ti presentiamo pure a te. Allora, tu invece, Ciccio, come vi è andato a voi? Abbiamo pareggiato 1-1 col Boe Marsala da loro. Ah, tutti a Marsala sì. Siete andati? Ma ve la siete fatta fare apposta sta cosa? Sì, esatto. Dice così, andiamo, prendiamo un pullman e ci andiamo tutti insieme, ho capito. E quindi 1-1 avete pareggiato anche voi, perfetto. È stata una bella partita. E in classifica siete messi, diciamo, sì, bene, 9 punti. Classifica. Ci sono alcuni che non fanno classifica qua, no? Tipo noi. Tipo voi che non fate classifica, vabbè. Chi è che qua fa classifica realmente? Credo il CUS, poi quelle di Trapani, quindi Aurora Mazzara, il Marsala pure penso. E l'Accademia Parma che sì, è nata quest'anno. Ho capito. Vabbè, dico anche a voi, vi è andata bene, ma questi campionati servono per fare esperienza. Ma scusate, ma per crescere, cioè. Parma di Montechiaro o Parma quella... No, Parma di Montechiaro. Pensavo fosse, sì. Scusate. Parma di Montechiaro. Va bene, ok, grazie anche a te. E allora? Io, prima di... Siamo in tema di tecnici, quindi ci tenevo a sottolineare. Io dico sempre ai ragazzi, vi dovete... rendere conto della grande possibilità che avete ad essere allenati da queste persone. Noi, come dice sempre bene il nostro direttore, noi puntiamo molto sui tecnici, puntiamo sul confronto, sulla formazione, sull'aggiornamento, che è un tema per noi basilare. E noi sinceramente riteniamo di annoverare veramente gente brava e preparata, e dico sempre a loro rendetevi conto che avete dei tecnici all'avanguardia, traetene il massimo e seguiteli perché sono degli insegnamenti che poi vi porterete per sempre. Questo è vero. E allora l'ultimo argomento lo trattiamo così veloce, no? Finiscono questi ragazzi il settore giovanile e si apprestano ad andare a giocare o nei professionisti per chi è fortunato o nei dilettanti
per chi è meno fortunato, ma il livello ormai penso tra Serie D e Eccellenza non è così, la differenza non è così notevole, no? L'abbandono del calcio, perché comunque la colpa ce l'avete proprio voi delle scuole calcio, che si incomincia troppo presto, cioè adesso anche in ginecologia già ci sono quelli che fanno i tesserini, quindi si comincia a quanti anni si comincia? A cinque anni. Cioè è veramente pedofilia questa del calcio, cioè a 5 anni non puoi dire a un bambino come ma ci sono quelli che ce l'hanno nel sangue, però, allora tu metti che un bambino non ci sono più gli spazi per giocare fuori, sì, ma metti tu che un bambino a 5 anni arriva a 16 anni ha 11 anni di calcio, è giusto che si ritiri. Infatti ci sono molti ragazzi che dicono io mister, dobbiamo fare una cosa veloce, sì, velocissima, perché io faccio la Mito Cup, ne approfitto, sì. Ogni anno faccio la Mito Cup e io vedo dei ragazzi che sono buoni, no mister, ma io ho finito gli allevi, ma come, devi cominciare, e invece finisci. E allora una domanda velocissima: questi ragazzi finiscono il settore giovanile, si apprestano ad andare nei professionisti o nei dilettanti, e c'è una clausola delle società di appartenenza del settore calcio che è quella della cosiddetto premio preparazione, no? Se una società dilettantistica non vuole pagare questo premio preparazione, si chiede al ragazzo di portare la cosiddetta liberatoria. Ci sono società che questa liberatoria, dopo che un ragazzo ha pagato tanti soldi magari alla stessa società, questa società ha pure il coraggio di chiedergli i soldi per svincolarlo. Non è il coraggio, attenzione, bisogna capire, io allora se io devo andare se io devo andare ai professionisti, io penso che tra virgolette è giusto, ma se io devo andare in una scuola dilettantistica, allora fine non è che io adesso non so come funziona il terzo tempo, ma gli allievi non si pagano. Quando si arrivano gli allievi regionali, gli allievi non pagano. Non è da tutti così. Pagano solo il kit. Quindi Non è così, Pier. Noi non ce la faremmo. Non è così, Pier. Nel caso in cui tu devi pensare, società come il terzo tempo, che per andare a fare giocare gli allievi regionali specialmente affitta il campo di Carini, quindi sì. Cioè solo di affitto, allora, campo, pensa i costi che devono sostenere. In linea di massima le squadre quelle più, diciamo che sono, abbiamo menzionato il Calcio Sicilia, abbiamo menzionato che c'è anche l'ATF, gli allievi non pagano. Quindi al momento in cui non pagano, lo dico perché è così, al momento in cui non pagano, giustamente quell'anno lì, se tu vai via, insomma c'è una sorta di ritorno. Nel caso di loro è giusto che le squadre pagano il premio. Quindi tu sei favorevole alla liberatoria? Sì. No. Ah. No, sono favorevole che si paga il premio preparazione alle scuole calcio. Ma se io devo andare a giocare in Eccellenza e quello mi dice io preparazione non ne pago, voglio la liberatoria, che fai? Io sto facendo veramente un apostolato a tutte le squadre di Eccellenza a pagare le scuole calcio i ragazzi. Fortunato, una battuta veloce perché siamo alla conclusione. Dipende da caso in caso, sulle società professionistiche non ho dubbio alcuno. Anche io di questo sono d'accordissimo. Sulle società dilettantistiche dipende sia dall'excursus che ha avuto il giocatore all'interno della società, sia alla fine di... Insomma, ma io penso però, perdona, per arrivare a certi livelli, se un giocatore già è bravo a 12 anni, 13 anni, arriva alla grande squadra e se lo porta? Non c'è dubbio. Di questo non c'è dubbio. Non c'è Quindi dubbio. Alla fine, quando escono dagli allievi, significa che sì, sarai un bravissimo calciatore, però non sei... Un buon 95, 96, 97% è chiaro che uscendo dagli allievi finisci nel dilettante. Ecco. Questa liberatoria bisogna capire come viene impostata la programmazione. Va bene, ok. Allora ringraziamo i ragazzi del terzo tempo, ringraziamo Piero Gatto dell'edicola Gatto e ringraziamo Scilluffo Fortunato, presidente del terzo tempo. Grazie a voi. Gli ultimi ringraziamenti vanno al Palab che ci ospita per la nostra registrazione.
ringraziamo i nostri sponsor che sono Baria Caffè, Zona Ottica, Clinica Veterinaria Zarcone e Legno Italia. Io insieme al mitico Corrado Ditto ci vedremo la prossima settimana con altri ospiti per parlare sempre di scuole calcio e per parlare di calcio. Ciao a tutti e una buona serata, grazie.